Finalmente, la maschera delle ombre nella sua versione filmica. Disponibile su Shapeways con il nome di Kanoki Krakan Epic Edition V2, questa rappresentazione della maschera emblematica di Makuta mostrata nella trilogia originale dei film Bionicle è estremamente dettagliata ed accurata. Questa maschera è stata stampata con la plastica metallica lucidata. Comparando questa versione con la Krakan originale, si noteranno parecchie differenze tra le due maschere, il che è sempre stato un problema nella comunità Bionicle dal momento che dovrebbero rappresentare la medesima Kanohi. La maschera ha un design ben fatto, molto simile se non identico a quello della versione filmica della maschera delle ombre. La plastica è molto resistente, caratteristica gradita dal momento che lo rende simile a un vero e proprio pezzo Lego. La regione in mezzo agli occhi, tuttavia, sembra un po' troppo sottile, considerando che connette la parte superiore con quella inferiore della maschera. È comunque piuttosto difficile da romperla, a meno che non ci si metta d'impegno. Infine, il prodotto è estremamente soddisfacente. La plastica è molto resistente e la texture metallica corrisponde quasi perfettamente al metallo argenteo, anche noto come flat silver, il che permette di mimetizzarla con qualsiasi mock che utilizzi una discreta quantità di quel colore. Inoltre, la maschera è facile da mettere su qualsiasi testa Mata, Metru e anche Glatorian. Complessivamente, la Krakan è uno degli esempi migliori di come maschere stampate in 3D possano essere implementate perfettamente nei mock e di come possano anche completare la collezione di Kanohi. Nella prossima recensione, la maschera della vita, del tempo e della creazione.